Buongiorno. Comicista. Comicista, come dice questo vocabolario, è un neologismo che ho inventato per autodefinirmi allo stato attuale. La grammatica italiana questa parola la considera una parola macedonia o, con un altro termine veramente brutto, neologismo sincratico, che altro non è che unire due parole già esistenti che hanno già un significato per farne una nuova. Infatti comicista è l'unione delle parole comico e ciclista. Il primo spettacolo della mia vita l'ho fatto che avevo da poco compiuto 5 anni ed è stata la recita di Natale all'asilo, dove la mia ambizione era quella di fare Gesù Bambino, ma Suor Cristina, che era la regista, ha deciso che il ruolo mio era quello della capanna, anzi metà capanna per l'esattezza. Ma questa è un'altra storia. Da allora sono passati 35 anni e in questo lungo tempo non posso che considerarmi una persona fortunata, perché ho avuto il privilegio di potermi esibire su ogni tipo di palco, con ogni tipo di spettacolo, non solo in Italia ma anche in varie parti del mondo. All'età di 35 anni invece è scattato un colpo di fulmine, per la bicicletta. Io è vero anche che sono nato e cresciuto a Ferrara, quindi diciamo che il DNA della bicicletta probabilmente già mi gira dentro, ma sono passato da una normale city bike a una un po' più performante, seppur non avevo alcuna idea di fare gare, competizioni, cose del genere, era proprio solo per il gusto di pedalare. E poi ho scoperto anche che è stato per il gusto di cambiare prospettiva, perché lo ammetto, e oggi sono qua a fare doubting, fino a non molto tempo fa ero uno di quelli che a vedere i ciclisti per strada provava un certo senso di irritazione. Non nascondo che molte volte li ho strombazzato da dietro mandando degli insulti. E adesso mi sono trovato dall'altro lato, quindi sto riprendendo indietro tutti gli insulti, anche con gli interessi, e mi sono reso conto che il karma è veramente fighissimo. La storia che vi racconto oggi, la storia mia, inizia a fine novembre del 2016, quando vengo invitato a fare degli interventi comici all'interno del gala di premiazione di un importante circuito nazionale di gare di mountain bike. E lì vengo a conoscenza di una gara bizzarra, la gara a tappe più alta del mondo, la Himalayan Highest Mountain Bike Race. È una gara che si corre in India, al nord dell'India, nella piccola regione del Ladakh, che si trova nel Kashmir, che confina da una parte con il Tibet, che si trova esattamente dall'altro lato della catena himalayana, dall'altro lato c'è il Pakistan, con la catena del Karakoram. Una zona particolare, fantastica, una gara incredibile, una gara di 6 tappe, di quasi 600 km con 9.000 metri di dislivello. Ogni tappa prevede lo scavalcare una cima di oltre 5.000 metri fino ad arrivare all'apice della cronoscalata, l'ultima tappa nel passo carrozzabile più alto al mondo, che si chiama Kardungla Pass, a 5.602 metri. Impossibile. È stata la prima cosa che ho pensato, impossibile, una roba da folli. Chi è che ha voglia di fare una roba del genere? In quel periodo avevo da poco finito di registrare una trasmissione, non avevo particolari progetti per la testa, mi limitavo a rispondere alle telefonate che mi arrivavano per propormi serate, cose del genere. Diciamo che ero entrato nella solita routine. So che molti di voi penseranno: nel tuo lavoro la routine? Sì, in un qualche modo anche nel mio lavoro c'è una certa routine, e io devo ammettere che questo sicuramente è un mio limite. La routine mi logora totalmente, e quindi cercavo sempre di riempire i vuoti che mi dava la routine, prendendo sempre più impegni, andando a destra e a sinistra, quindi entravo nella routine della routine. Per una volta nella mia vita invece ho deciso di fermarmi ed aspettare, ed è stata quella volta che mi è arrivata l'ispirazione. Ho iniziato a pensare: ma sarà così impossibile fare questa gara? Che era la terza edizione, quindi vuol dire che se le due edizioni precedenti le hanno portate a termine e non si calcolavano dei decessi, evidentemente si può fare. Questa è stata la scintilla incredibile che mi ha fatto scattare una roba stranissima, che mi è partita dalla pancia e mi ha fatto capire che quella che consideravo fino a poco tempo prima una follia poteva diventare una fantastica opportunità. È chiaro che quello che vi sto raccontando oggi non è altro che parlare col senno di poi, ripercorrere una strada che conosco perfettamente, ma ho avuto tempo più di un anno per riuscire a pensare a quello che è successo. Perché mi sono reso conto che appena materializzi un obiettivo, non c'è motivo per cui pensare che tu non riesca ad arrivare alla fine di quell'obiettivo. È vero che ci sono delle difficoltà, bisogna sempre affrontare degli ostacoli che ti possono mettere a dura prova.
e che molte volte ti fanno dire: ma dai, ma che me lo fa fare, ma no, dai, ormai c'ho 40 anni, ma no, dai, adesso è un altro lavoro, no, no, non si può fare. È stata quella la scintilla che mi ha fatto capire una cosa fantastica, che siamo noi e solo noi a scegliere chi e che cosa vogliamo essere in ogni istante della nostra vita. Perché troppo spesso si tende a lasciarsi andare all'omologazione, a persistere in doveri dovuti a scelte che crediamo fatte per noi, invece in realtà sono scelte che vengono fatte per un quieto vivere, per un contesto sociale. Delle volte si fa la scelta per dire: no, vabbè, ma ormai ho questo lavoro, tengo questo lavoro, no, ma poi mi dispiace, potrei ferire la mia compagna, potrei ferire i miei genitori, potrei ferire i miei amici se faccio questa cosa. Quindi per non ferire quegli altri feriamo noi stessi. Ed è stato questo un momento che mi è scattato molto. Ovvio che ho avuto dei grandi dubbi. I primi dubbi che mi hanno salito è: ma io ho 40 anni, che è il mio unico sport che ho fatto da ragazzino, ho giocato a calcio. Poi ho smesso, però sono stato campione mondiale di sollevamento birra. Questi erano gli sport. Per me lo sport era guardarlo alla TV. Io a 40 anni potrò mai affrontare una gara del genere, potrò mai fare il ciclista, potrò mai trasformarmi in qualcosa di simile ad un atleta. Per una volta nella mia vita ho abbandonato qualsiasi aspettativa, qualsiasi presunzione e qualsiasi paura, e non ho fatto nient'altro che affidarmi a quello che mi diceva la mia pancia, perché ogni volta che mi veniva l'istinto di fare qualcosa ho pensato che fosse la cosa giusta. Ed è così che si è creato automaticamente una tabella di marcia che si è formata e trasformata più e più volte nel frattempo, perché io avevo ben chiaro un obiettivo. Io mi ero già visto, ma proprio mi ero visto attraversare il traguardo di questa gara, sebbene non sapessi assolutamente come fossero fatti quei posti, non sapevo assolutamente come si potesse affrontare una gara, ma mi ero visto tagliare il traguardo. È un po' come quando si fa un puzzle. Credo che qua la maggior parte abbia fatto un puzzle nella vita. È un puzzle. L'immagine che c'è sulla scatola è il nostro obiettivo finale, e non c'è nessun dubbio che ce la faremo a fare questa immagine, anche perché non è interpretabile, quella è. Ci si può mettere più tempo o meno tempo, ma quella è. La cosa che non sappiamo è i pezzettini come vanno messi, ma una certezza ce l'abbiamo: i pezzettini sono all'interno di quella scatola. E in questo caso quella scatola non ero altro che io, e dovevo solo cercare di capire questi pezzettini, come poterli mettere insieme. Ed è così che è nato il mio countdown, perché mi sono ritrovato a fine dicembre del 2016 a scegliere di fare una gara che si sarebbe corsa a luglio del 2017, e avevo quel lasso di tempo lì, ma alla rinfusa non sapevo esattamente da che parte parare. E quindi ho iniziato: quello che mi viene faccio. E ho cominciato a riprendermi, perché ho pensato: bello documentare tutto ciò, magari mi verrà voglia di fare un docufilm. Ho iniziato a scrivere sul mio blog, ho pensato a delle cose che potevano essere realmente necessarie, tipo innanzitutto la bicicletta, no? Per fare la gara. E quindi che cosa ho fatto? Ho contattato un'importante casa di produzione di mountain bike, sono andato a spiegare questa idea fumosa che avevo, ma evidentemente sono stato molto convincente, perché al primo appuntamento ho ottenuto la bicicletta, e quando sono uscito da lì ho detto: cazzo, adesso mi tocca fare veramente sta gara. Visto che mi consideravo un ignorante in materia, ho detto: come ci si fa ad allenare? Avrò bisogno di un allenatore. Tac, trovato l'allenatore. Sul suo suggerimento, poi mi sono avvalso anche della collaborazione di una nutrizionista, perché lì si trattava di fare tanti cambi, cambiare dal passare dall'uscire una volta a settimana per svago, oppure anche una volta ogni due settimane, a dover stare in sella per 6-7 giorni a settimana, macinando chilometri, pedalando tutti i giorni con allenamenti sempre più lunghi, sempre più duri, che questa cosa qua implicava non solo un cambio di abitudini, di orari e di impegni, ma anche un cambio a livello dell'alimentazione. Mi è venuta una sorta di illuminazione: voglio dare un nome al mio progetto. E il mio progetto gli ho dato un nome, l'ho chiamato DAI. E ho scoperto che è stata veramente una figata, cioè, ho avuto proprio una bella idea. DAI perché è proprio esortativo. Io mi vedevo io in bicicletta con Gianni Morandi di fianco che mi diceva: dai! Avevo proprio sta scena, no? Dai è stata anche una cosa fantastica, perché ogni volta che raccontavo a delle persone: sai che sto preparando una gara per andare sull'Himalaya? E mi rispondevano sempre: inoltre DAI ho scoperto essere un fantastico acronimo. Le tre lettere che compongono DAI sono le iniziali della frase "dove arrivo io", alla quale ho voluto dare una piccola sfumatura. Dove arrivo io, vi posso assicurare che ci potete arrivare anche voi, che non sono un supereroe assolutamente.
Mentre andava avanti il tutto, mi sono reso conto che questo giochino diventava sempre più gonfio, più grosso e più costoso. Ho fatto un po' di calcoli e mi sono reso conto di una cosa, che avrei dovuto sostenere dei costi che purtroppo non potevo permettermi, mi avrebbero messo in difficoltà. Quindi di conseguenza, che cosa ho fatto? Sono andato a fare una rapina alle poste. No. Ho cercato uno sponsor. Ho ricevuto un mucchio di rifiuti, tantissimi, ma non so come. Continuavo a conservare una certa serenità perché sapevo benissimo che quel tassello del puzzle c'era all'interno di questa scatola. Non lo vedevo io, fin quando un certo giorno ho girato e ho detto, ah, eccolo qua, ed è arrivato lo sponsor. Ho pensato anche, sarà una lunga e dura preparazione, dovrò affrontare anche una gara delle quote che io fuori da un aereo non ho mai visto, a 5.000 metri come si sta, magari è una bella idea farsi seguire da un'equipe medica. E così, da un giorno all'altro, mi sono trovato a fare tanti di quei test che mi sembrava di essere Ivan Drago in Rocky. E infine, un altro ultimo incontro che è stato fantastico e fondamentale, con la psicologa dello sport. Ci siamo visti solo 5 volte, ma mi ha dato dei concetti veramente importanti e fondamentali. Praticamente un team è un progetto. Senza rendermene conto, ho creato un team ed un progetto. Un team composto da persone che erano molto più brave e competenti di me nel loro campo specifico. Io non ho dovuto fare nient'altro che ascoltare, imparare e mettere insieme tutti i pezzettini di questo puzzle in modo che l'immagine che era presente sulla mia scatola si potesse materializzare. Punto più alto in cui sono stato nella mia vita fuori da un aereo, sono a 5.602 metri, per l'esattezza 5.603, vedete, salto. E a questa gara alla fine abbiamo partecipato solo in 15, anche perché non è che si trovino tanti peones che abbiano voglia di fare una cosa di questo tipo. Ho portato a casa addirittura un totalmente inatteso 4º posto, che era comunque il massimo che avrei potuto ottenere con la preparazione che avevo al momento. Una felicità incredibile. Ma la cosa bella è che sono stato io a scegliere di essere quella persona lì. Sono stato io a scegliere anche di essere questa persona qui. Perché io ho utilizzato sia la bicicletta che la gara come mezzo per riuscire a capire determinate cose che sono state veramente importanti e fondamentali nella mia vita. Ci sono arrivato a 40 anni, ma ci sono arrivato. Ho capito che sono stato io il responsabile al 100% di ogni singolo successo e di ogni singola soddisfazione che ho ottenuto nella mia vita. Come ho dovuto accettare, anche amaramente in certi momenti, perché è dura da accettare, però è la realtà. Sono stato io il responsabile al 100% di ogni insuccesso, ogni insoddisfazione e ogni cosa negativa che mi è capitata nella mia vita. Perché dare colpa a fattori esterni, dare colpa ad altre persone, per riuscire a giustificare un nostro fallimento, è solo un alibi. Ed è l'alibi di non voler essere veramente quello che noi vogliamo essere. Questa esperienza mi ha portato, questa ispirazione mi ha portato ad aprire delle porte nuove, totalmente. Questo comicista che mi ha aperto delle strade totalmente nuove che per me, non so, in questo momento sono totalmente sconosciute, ma sto vedendo che sta succedendo di tutto di più. Al momento è bellissimo, magari fra un anno ad un bivio trovo un'altra ispirazione e tornerò al TEDx Rovigo fra 5 anni a raccontarvi che sono stato sulla Luna. Chissà, non lo so. Ora, prima di salutarvi, che poi dopo vi risaluterò anche dopo la visione, c'è quello che doveva essere il trailer del docufilm. Mi era venuto in mente di fare questo docufilm, poi in realtà l'evolversi delle cose ha fatto cambiare un po' tutto, ma ero sereno perché accettavo tutto quello che poteva succedere, trasformando ogni eventuale problema in un'opportunità, perché il problema non esiste fin quando non lo considera tale, e soprattutto il problema non è più un problema a seconda anche di come lo vuoi affrontare. Da questo docufilm in realtà è venuta fuori una serie TV che è andata in onda su Sky Sport per 10 puntate e che abbiamo riempito d'orgoglio. Buona visione.
tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema. Monarchia meccanica che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va a ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto. È mansione del pignone fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia irradia l'energia dal centro fino alla periferia. È solo una questione di rapporto tra ingranaggi e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore qui sei tu con il fiatone a spingere in salita per la vita il carrozzone. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Devo finire. Tenetevelo per quando faccio la storia di Instagram, tenetevelo bene questo applauso. L'unico limite a quanto in alto si può salire è quanto ci crediamo noi. Io mi sono dimostrato che sì, a 40 anni si può diventare anche un ciclista ed un atleta, ma io sono veramente convinto che possiamo diventare cosa vogliamo e quello che vogliamo in ogni istante della nostra vita, perché non è mai troppo tardi. E come dice il detto, mai dire no, mai dire ormai. Grazie.